Al debutto stagionale in Sudafrica ancora le Brava sono le protagoniste, ma riusciranno a risolvere i loro problemi di affidabilità? A Monaco debutto stagionale per la Ferrari, con la squadra di Maranello che compete per la vittoria, ma una grossa tragedia sconvolgerà l'ambiente di Maranello. Un cordiale saluto e bentornati su Formula One Story. Let's go! Si toccano! Villeneuve resiste! Villeneuve lo decide di passare! He's driver starting off! Oh my goodness, this is fantastic! Nicky Lauda trying to get up ahead as he... And Nelson's got round the outside of it! Michael Schumacher, campione del mondo! Riporta il titolo ridato a Maranello! Formula One Story è anche in podcast. Lo trovi su Spreaker, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e tutte le altre piattaforme. Il Mondiale 1967 inizia molto presto, precisamente il 2 di gennaio. In questa giornata si svolse il Gran Premio del Sudafrica sul nuovo circuito di Kyalami che fa il suo debutto in calendario. Il regolamento non cambia, mentre sul fronte piloti sì che ci sono grossi cambiamenti. Innanzitutto l'ingaggio da parte della Honda del campione del mondo 1964 John Surtees, con la casa giapponese che disputerà quest'anno tutte le gare del calendario. Questo ha lasciato un posto vacante alla Cooper Maserati al fianco di Jochen Rindt. Questo posto verrà preso dal messicano Pedro Rodriguez. Ribaltone anche in casa Lotus. Colin Chapman non ha rinnovato la sua fiducia al suo secondo pilota Peter Arundel e al suo posto ha ingaggiato niente po' di meno che Graham Hill dalla BRM, formando forse la coppia di piloti più forte a quell'epoca. Il problema in casa del team inglese non era certo sul fronte piloti, ma bensì su quello dei motori. Per questo la Lotus si è accordata per la fornitura dei propulsori per il 67 con il Ford Cosworth. C'è solo un problema però, che questi motori non saranno disponibili fino alla terza gara stagionale. Pertanto Jim Clark e Graham Hill nelle prime due apparizioni stagionali dovranno arrancare con i vecchi motori Climax e BRM. Conferme alla Brabham, dove ovviamente al fianco del titolare Jack ci sarà sempre Danny Hulme. La BRM al fianco di Jackie Stewart schiera Mike Spence, che sostituisce Graham Hill. E la Ferrari? La squadra di Maranello non sarà presente in questo appuntamento, scelta questa che gli consente di terminare la riqualificazione del proprio reparto corse in vista del secondo appuntamento stagionale. Assente qui anche la McLaren, impegnata nello sviluppo ancora della nuova monoposto. Nelle prime qualifiche dell'anno si capisce subito che le protagoniste della stagione saranno ancora una volta le Brabham. È Jack a far segnare la prima pole position con 6 decimi di vantaggio rispetto al suo compagno di squadra Hulme. Terzo si difende molto bene Jimmy Clark nonostante il motore sottodimensionato, con Pedro Rodriguez ottimo quarto con la sua Cooper. In quinta posizione c'è l'idolo locale John Law con una Cooper privata. Poi ci sono John Surtees e Jochen Rindt. Graham Hill invece è solo in quindicesima posizione. Gravi problemi di surriscaldamento ne hanno pesantemente condizionato le prestazioni in pista. Allo start della gara è di Hulme la partenza migliore. Il neozelandese si mette in testa davanti al compagno di squadra, con Surtees che balza in terza posizione. Al giro 3 Brabham compie un errore e va in testa coda, con Surtees che lo tocca mentre sta cercando di rientrare in pista. L'inglese prosegue in seconda posizione, mentre l'australiano scivola al quarto posto alle spalle anche di Rindt. Al giro successivo, però, errore anche per l'austriaco, che cede il posto a Brabham e scivola al sesto posto dietro anche a Rodriguez e a Clark. Brabham riprende Surtees, ma ha difficoltà a passarlo, cosa che al giro 21 finalmente gli riesce, ma con Hulme che ha già mezzo minuto di vantaggio, mentre dietro Clark si deve ritirare per problemi al suo motore. Surtees anche lui ha problemi al suo motore e poco a poco viene passato da diversi piloti, Rindt, Love e Gunning. Al giro 38, a quasi metà gara, anche Rindt si deve ritirare per problemi al motore e due giri dopo anche Jack Brabham ha problemi. L'australiano deve rientrare in box e i meccanici riescono a riparare il guasto e a farlo ripartire. Peccato però che ha perso 4 giri. Ciò ha fatto sì che al secondo posto si sasse l'idolo di casa Law, con Surtees che nonostante i problemi è risalito in terza posizione, con Rodriguez quarto.
I problemi dell'inglese della Honda però si aggravano, con i suoi pedali dell'abitacolo che diventano roventi. Al giro 54 deve lasciare il terzo posto a Rodriguez, al giro 61 altro colpo di scena. Il leader incontrastato Hulme deve rientrare in box, la sua pompa del carburante è diventata incandescente e necessita di essere raffreddata, pensate, con del ghiaccio secco. Hulme riparte dopo due giri persi, mentre la folla acclama il nuovo leader della corsa, John Lowe. Una sua vittoria qui manderebbe in delirio i tifosi, ma ha dei problemi di accensione al suo motore. Sembra riuscire a concludere la gara, ma a soli 6 giri dal termine, a causa del problema, finisce la benzina e deve rientrare in box per un rabbocco. Rientra secondo, ma così facendo ha consegnato la vittoria a Pedro Rodriguez, che taglia il traguardo per la sua prima vittoria in Formula 1. Secondo è Lowe, mentre terzo è Sartis, con Hulme che alla fine chiude solo quarto. La seconda gara stagionale si disputa ben 4 mesi dopo a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco. Come detto prima, ci sarà qui il debutto stagionale per la Ferrari, con il primo pilota Lorenzo Bandini che verrà affiancato dal neoacquisto Chris Amon, che avrà anche il compito di ricostruire la squadra che correrà a Le Mans dopo la batosta del 66. Presente anche Bruce McLaren con il suo team, mentre nelle altre squadre non ci sono modifiche di sorta. Nelle ultime prove di qualifica il sabato si accende la lotta. Lorenzo Bandini riesce a strappare la prima posizione a John Sartis. Poi scende in pista Jack Brabham proprio negli ultimi minuti. Allo scadere del tempo il pilota australiano segna un tempo di 1:27.6, ben 7 decimi meglio del pilota italiano. Terzo è il pilota inglese. Seguono poi Hulme, Clark, Stewart, Gurney e Graham Hill. Le ultime 3 posizioni sono di lusso. Chris Amon al debutto con la Ferrari è solo 14esimo. Rindt su un cordolo troppo alto perde una ruota ed è solo 15esimo. Mentre Pedro Rodriguez ha avuto grossi problemi al motore durante tutto il weekend e partirà solo 16esimo e ultimo. Alla partenza, spostata sul rettilineo prima della Santa Devota, è Lorenzo Bandini a scattare bene e a portarsi in prima posizione, con Brabham che ha avuto qualche esitazione, ma è secondo. L'australiano però al Mirabeau rompe il suo motore e si gira in mezzo alla pista. Per lui è già al ritiro, con Clark che è scivolato in ultima posizione per evitarlo. Per la Brabham però subito il riscatto. Hulme al secondo giro alla chicane passa Bandini e si porta al comando, con Stewart che ne approfitta per passare anche lui l'italiano e a portarsi secondo. Al giro 7 addirittura lo scozzese della BRM si porta in testa passando Hulme e nei giri successivi comincia a prendere del margine di vantaggio. La cavalcata di Stewart però dura poco. Al giro 14 la sua trasmissione lo lascia a piedi, regalando nuovamente il primato a Hulme. Nello stesso giro si deve ritirare anche Rindt per un guasto al cambio e questo consente a Clark di riportarsi in quinta posizione dietro a Sartis e a McLaren. Sartis sembra in palla e minaccia il secondo posto di Bandini, quando al giro 27 il suo motore Honda comincia a fumare. L'inglese deve progressivamente rallentare il passo, fino al definitivo ritiro al giro 32. Clark ora sta spingendo per recuperare il podio, ma al giro 42 lo scozzese volante va a muro al tabaccaio a causa di un guasto alla sospensione, lasciando quindi il quarto posto alla Ferrari di Amon. La gara prosegue lineare fino al giro 71, quando McLaren deve rientrare in box per un guasto alla batteria. I meccanici la sostituiscono, ma Bruce riparte alle spalle di Amon e di Hill. Poi al giro 82, la tragedia. Lorenzo Bandini è impegnato all'inseguimento di Hulme. Il pilota italiano è provato fisicamente e sbaglia la frenata, colpendo una bitta di ormeggio delle navi all'interno della chicane dopo il tunnel. La sua macchina colpisce le balle di fieno all'esterno e si capotta, prendendo fuoco a causa del carburante fuoriuscito. Purtroppo quella si rileva una trappola mortale per Bandini. I soccorsi, già rallentati dal fatto che non si capì subito che il pilota italiano fosse rimasto intrappolato dentro, pensate, vennero ulteriormente rallentati dall'elicottero della TV che, sorvolando la zona dell'incidente, alimentava le fiamme con la sua corrente discendente. Per Bandini non ci sarà niente da fare, perderà la vita 3 giri dopo in ospedale. La gara viene vinta da Danny Hulme, primo successo in carriera per il neozelandese, davanti a Graham Hill, con Amon che perde il secondo posto a causa di una foratura quando è passato sul luogo dell'incidente del suo compagno di squadra.
vorrei chiudere questa puntata solo nel silenzio, il ricordo dello sfortunato pilota italiano.